cantare in italiano, è solo per quello. E faccio la canzone del Re Leone, poi La Gabbianella e il Gatto, e poi la cosa molto più importante ancora, che una volta la gattina, comunque, mi ha salvato proprio la vita. E questa, ci fermiamo qua. No, no, ma adesso ci arriviamo. No, volevo solo sapere, visto che appunto tu sei molto amata anche dai bambini, qual è il tuo rapporto con i bambini? E se ti dispiace in qualche modo di non essere mai diventata mamma? Mi è dispiaciuto, ma se devo essere onesta, adesso sai perché non mi spiace? Perché non mi piace questo mondo. Avrei paura di avere un figlio, io mi preoccupo per i figli degli altri. E se avessi un bambino io l'avessi avuto, perché oramai adesso ho preso di non poterlo avere, ma l'avrei messo sotto una campana proprio. Poi in questo periodo io vedo la televisione e sto male. Vedo la guerra, penso a queste povere creature che nascono dentro queste situazioni e dico, signora, perché tutto questo? Insomma, non vi nascondo che spesso e volentieri piango, perché c'è da piangere tutti i giorni a vedere questo mondo. Il fatto di aver figli, soprattutto i piccolini adesso, che nascono per trovarsi, scusate il termine, ma in questo casino, perché in tante situazioni è proprio così, io penso sia difficile fare il genitore al giorno d'oggi, sia una delle cose più difficili. Questo purtroppo lo pensano in molti, un'altra amara constatazione. Ma tu comunque è stata una vicenda abbastanza dolorosa, l'hai anche perso un bambino a un certo punto. Sì, ero 3 mesi e qualcosa e sono voluta andare a cantare perché sono sempre stata così nella mia vita. Cioè, per le cose mie non volevo penalizzare il lavoro degli altri. Non volevo stare a casa, ma avevano detto che era rischioso e dopo erano 3 o 4 serate consecutive e sono dovuta andare all'ospedale d'urgenza e l'ho perso. Sono sempre stata così nella mia vita, io ho sempre pensato fosse gli altri, perché mi sono sempre sentita responsabile. Pensate quando è mancata mia madre, eravamo in ospedale e io sono stata lì vicino a lei, è mancata la sera alle 9. E alla mattina arrivano per tutte queste cose, ma non sto neanche qua a spiegare. E alla sera sono andata a cantare perché non potevo, ho detto, per il mio dolore far perdere il lavoro tecnici, musicisti e tutta la gente che girava intorno a queste serate, perché avevano famiglia. Mi ricordo che appena finita il concerto, durante il concerto sono scoppiata più di una volta, però sono arrivata in fondo e sono andata in camerino, ho urlato e non è stata solo quella sera, ho tirato tutta l'estate fino alla fine proprio per non penalizzare gli altri per il mio dolore, però c'ero arrivata proprio a pezzi dopo, è stato un brutto momento, te l'avrei chiesto più avanti, però a questo punto te lo chiedo subito. La perdita di tua mamma, insomma, è stata talmente devastante che poi a un certo punto tu hai persino pensato di farla finita. Ma ritorniamo a quel gattino, perché anch'io amo moltissimo i gatti e quindi questa cosa che un gatto ti abbia salvato la vita mi ha molto commossa, quindi se la vuoi raccontare. Questo l'ho sempre detto per una semplice ragione. Adesso faccio un po' di confusione perché vorrei dirvi troppe cose insieme. Voglio ritornare a quel periodo in cui andavo a cantare quando stavo male. Sarei voluta stare in qualsiasi altro posto tranne che sul palco perché stavo male. Ma sono arrivata in fondo alla tournée. Finita la tournée, mi ricordo l'ultimo giorno del tour, ho detto prima di andare a casa, fino adesso ho pensato agli altri, adesso penso a me. Solo che avevo pensato la cosa più brutta, avevo pensato che non avevo più voglia di andare avanti e di vivere perché ero distrutta nell'anima e anche nel fisico. Non puoi andare avanti in quelle condizioni, andavo 3-4 pastiglie per notte per dormire, stavo male veramente e non avevo più voglia di andare avanti fin quando avevo proprio architettato tutto. E lo dico questo perché l'errore più grande che si può fare è isolarsi. Bisogna ad aggrapparsi invece alle persone che abbiamo intorno, che sappiamo che ci vogliono bene, perché più ti isoli più vai nel baratro, più ti senti inutile, più ti senti stanca. E io avevo organizzato tutto, ma tutto, pensate che avevo persino pulito la casa, ero proprio lucida, lucidissima. Non è il momento di follia, era premeditato tutto. E il momento più brutto
è arrivata e lì mi ha salvato veramente la mia gattina che mi ha miagolato, mi ha fatto 2 o 3 miagolì e io come uscita da un torpore, dico sempre come mi avesse aperto la finestra, ho detto e tu a chi resti? E loro ho detto, sono scoppiata a piangere, sono andata davanti alle foto dei miei genitori, ho pianto tanto, pensato sempre che loro avevano lottato per un minuto in più di vita e io tentavo di togliermi così, troppo comoda era la cosa. È più difficile stare qua e lottare, andare avanti, perché se ci si toglie si ferisce solamente chi ti ama e questo non è giusto. Guarda, ti ringrazio Spagna per queste parole, perché io faccio fatica a dirle davanti ai miei amici queste cose, perché quando le scrivi sai che verranno lette e tutto, ma sai come importa, quando tu racconti questa storia è importantissimo dare questo messaggio, perché sì, è non una isolarsi, notizia, è una notizia purtroppo di questi giorni, che una ragazza di 17 anni si è lasciata morire di fame e di sete perché la sua depressione lei non vedeva più un'uscita, diciamo, da questo tunnel. Perché quando ti isoli succede questo, e più stai isolata più ci vuoi stare, più vedi questa barriera, ti senti proprio sola quando non è vero. Quindi diciamo che in questi momenti il successo non aiuta, insomma, diventa marginale. No, quando un'altra cosa, lì scattano altre situazioni, lì pensi ad altro, pensi solo che non riesci più ad andare avanti, basta. Però dico, da allora, adesso ho dei doveri verso tante creaturine, adesso vado avanti, comunque vada, e bisogna andare avanti, secondo me, veramente, perché è tosta andare avanti. Io penso per tanti di noi ci saranno stati dei periodi, perché tutti attraversiamo dei momenti difficili per una ragione o per l'altra, ed è più facile togliersi di mezzo, è facile finirla, il difficile è continuare, allora sì che siamo bravi, andare avanti. È verissimo. Sempre nel tuo libro racconti di alcuni sogni premonitori, anche di alcune esperienze paranormali, perché di questo si tratta, che però ti sono capitate, ma ti hanno anche aiutato in determinati periodi della tua vita. E questo libro in particolare è dedicato a Pamela. Chi è Pamela? Io non li voglio angustiare più di tanto e dobbiamo stare attenti, perché magari tanti avranno pure fame che vorranno andare a mangiare, ma questa di Pamela è una delle tante cose strane che mi sono successe. Vediamo, non mi ricordo perfettamente la data, ma forse me la ricordo. Era il 19 agosto, perché il 20 per me è significativo per tante cose, il 19 agosto dell'anno, non me lo ricordo quello, e il giorno dopo dovevo essere a cantare a San Buceto, vicino a Chieti. La notte faccio un sogno strano, vedo mia nonna alla finestra, la mia nonnina Gertrude, alla finestra della casa dove lei ha sempre vissuto, con vicino una bimba bellissima, con i capelli scuri, questa lunghezza, aveva gli occhi chiari e un fiocco bianco in testa, vestita di bianco con un fiocco bianco, e mi sorridevano tutte e due, no? A un certo punto lei guarda la mia nonnina e sembrava si conoscessero. Guarda la mia nonnina e vedo che c'è una leggera cobetta sul naso, cosa che ho notato subito, perché io ho avuto il problema, per cui me lo ricordavo perfettamente. E dopo si gira verso di me, mi saluta con la manina e lì finisce il sogno. Io sono rimasta talmente sconvolta, perché sembrava realtà quella, non sembrava un sogno. E tutto il giorno dopo, che sono andata a San Buceto con un mio amico Ugo Biondi, che era il mio manager proprio, gli ho fatto una testa così, tutto il viaggio, ma chi sarà stata questa bambina? Quindi tu hai un testimone qui, sì, sì, assolutamente, gli ho rotto proprio, era esaurito, ma lui carino e gentile mi ha ascoltata. Arriviamo sul posto, vengono due signori delle forze dell'ordine a prenderci per accompagnarci al palco. E mi dice uno dei due signori, signora, c'è una famiglia, sono marito e moglie, che vorrebbero conoscerla prima del concerto, no, che vorrebbero conoscerla, ho detto sì, fateli venire prima del concerto, perché dopo con le foto, autografi, insomma è sempre difficile. A un certo punto era un camerino che era sul palco e viene Ugo e mi dice, sono arrivati questi signori, entra una bella signora con suo marito, sono Sonia e Vincenzo D'Arcangelo.
di San, penso che sia anche loro di San Buceto, comunque sì, sono di San Buceto proprio. Entrano e la signora comincia a parlarmi e mi dice: mi spiace disturbarla, ma ci tenevo tanto perché noi avevamo una bambina, avevano una bimba piccola per mano. Noi avevamo una bambina che è mancata qualche anno fa, aveva aplasia midollare, mi sembra fosse la malattia, una terribile malattia che la costringeva a volte anche a essere divisa da un freddo vetro dai genitori in ospedale, una malattia orribile. Beh, lei impazziva per le mie canzoni ed è mancata proprio mentre ascoltava la sua canzone che si chiama Come il cielo. Io non so perché, a un certo punto ho pensato subito al sogno. E allora ho detto: signora, mi scusi, ma la sua bambina per caso era mora, con i capelli così, con gli occhi azzurri? E lei mi dice sì. Aveva una leggera gobbetta sul naso? E lei mi dice sì. E vedo che comincia a cambiare espressione. Ho detto: signora, io forse stanotte ho sognato la sua bambina vestita di bianco con un fiocco bianco tra i capelli. La signora mi ha buttato le braccia al collo, ha tirato fuori dalla borsetta una foto, che è quella che ho messo sul libro. Era la sua bambina, era Pamela, e il giorno, quel 20 agosto lì, sarebbe stato il suo compleanno, la mamma era venuta a chiedermi se le dedicavo la canzone Come il cielo. Gliel'ho dedicata, metà a lacrime tutta la sera, ma perché sapevo proprio che lei stava guardando, ne ero sicura. È una cosa incredibile, incredibile. Questo libro, tra l'altro, è pieno di queste cose inspiegabili, anche di eventi che si possono definire dei miracoli. No, io, scusami se ti interrompo, Morena, è importante. Io so che non mi crede nessuno se non ha vissuto queste cose. È impossibile credere, è impossibile. Le devi vedere, le devi provare. Però ho raccolto tutte queste cose, anche sogni premonitori di cose che mi succedono e che sogno la notte prima, con tanto di testimonianze. L'avvocato Cerruti, ecco anche lui, Ugo, che ne ha vissute alcune con me, cioè dichiarate il giorno dopo del sogno, esatto, e sono fatti straordinari. Io non so cosa voglia dire, non so cosa significhi, però mi sono capitati e ho scritto questo libro anche perché c'è una cosa che secondo me non stiamo lì a spiegargliela adesso, quella delle anime, perché diventa lunga. Ditemi voi se volete andare a mangiare, perché io ho scritto questo e ho parlato anche di entità, di anime, quello che noi comunemente chiamiamo fantasmi, e l'ho voluto raccontare anche perché io, da quando le ho visti, sono più serena. Cioè, ho sempre paura di morire nel modo in cui muoio, ho paura di morire perché abbandono i miei gatti, ho paura di morire per tante ragioni, ma non ho più paura del dopo, perché so che quelli che ho visto da qualche parte sono. Posso dire, non sono manca. Posso dire, no, posso contestualizzare. Allora, tu praticamente vivi in una casa a Blevio, che è in provincia di Como, e ti è capitato proprio di vedere delle presenze, tant'è vero che hai avuto anche paura, giusto? Caspita. Ma poi sei riuscita a comunicare con loro? Niente. Io non sono mai riuscita a comunicare, e la prima volta è stata proprio tremenda, vi devo dire la prima e basta. E dopo, se sopportate questo, vi lasciamo andare. Può darsi che certe cose capitino anche ad altre persone. Sì, assolutamente. Non sai quanti ne incontro che mi raccontano di tutto, mi arrivano lettere, mi arrivano mail. Tanta gente vive questo. Per quello dico, il messaggio è quello. Cioè, noi da qualche parte andiamo. Cioè, il corpo muore. Lì, no. Non ci sono dubbi, ma quello che noi abbiamo dentro, non ci pensate a volte che è strano che dobbiamo avere un'energia, che c'è un'energia dentro di noi, che la vogliamo chiamare aura, anima, non so che cosa, che va per conto suo? Io sono convintissima, anche perché le persone che ho visto da qualche parte staranno. Cioè, se deve essere un'altra dimensione, una dimensione parallela, lo so che qua. E ormai la figura della matta l'ho fatta quando l'ho scritto. No, ma guarda, io ho anche visto, io mi ricordo ci siamo incontrate appunto in alcune trasmissioni dove tu hai parlato di queste cose. Tra l'altro i tempi televisivi sono talmente ristretti che poi che non riesci mai.
a spiegare. Però io ho visto anche la puntata di Domenica Live dove tu hai accettato di sottoporti alla macchina della verità. Con una paura, perché lì bastava poco, perché quando uno è agitato, mi sono informata da un magistrato, perché c'è stata Barbara D'Urso che voleva sottopormi alla macchina della verità, no? E io ho detto subito, sì sì, dopo mi è venuta paura perché io sono una che si agita. Allora ho chiamato un mio amico magistrato, ho detto, ma come funziona sta macchina della verità? Se sei agitata, mi ha detto, non viene nemmeno ammessa come prova, perché se sei agitato puoi falsare la cosa. Magari un innocente con l'agitazione sembra colpevole e uno colpevole, basta che sia bello freddo e calmo e risulta innocente, per cui non ti immagini, andavo a fare una figuraccia davanti a tutta l'Italia. Però io mi ricordo che poi l'esperto ha appurato che tu eri in totale buona fede. Adesso magari qua ci saranno delle persone che non credono a queste cose, non però è possibile, l'importante è la buona fede e credere in quello che tu affermi, insomma, perché sono cose che tu hai vissuto. Io le ho vissute, e tant'è che anche la prova della macchina della verità ma visto calmissima, cosa che non avrei mai immaginato. Ho detto, Ivano, a un certo punto, visto che Barbara continuava a insistere, continuavano a chiamarmi che dovevo farlo, ho detto, adesso Ivano la devi fare. Allora ho detto, stai calma, pensa alle cose che hai visto. E quello, allora io ero focalizzata su quello che avevo visto, e quando loro mi facevano la domanda pensavo a quello che avevo visto, per cui è andata bene perché le ho viste realmente. Io l'ho visto quello, però so che non è possibile. Se me l'avessero raccontato prima che io avessi visto, non avrei creduto neanch'io. Io ho tantissime altre domande, non so quanto tempo abbiamo. No, ma io direi che possiamo anche, dobbiamo, anche chiudere qua, perché la gente avrà fame, deve andare a mangiare. Se c'è qualcuno che vuol fare una domanda, abbiamo non so. Ancora qualche minuto, lascio la possibilità di fare delle domande e poi io ne ho altre, se abbiamo ancora 10 minuti, se qualcuno però vuole fare una domanda magari su queste cose anche c'è la domanda? Vorrei sapere dal punto di vista musicale che cosa ci dobbiamo aspettare. Bravissimo. Ci saremmo arrivati, ecco. Ho fatto una canzone che è un'anticipazione di un album che uscirà fine settembre, primi di ottobre. La canzone si chiama Cartagena ed è un duetto con un colombiano che è molto forte in questo genere, diciamo reggaetone, che si chiama Jay Santos. E poi ottobre uscirà quest'album che arriva dopo più di 10 anni di mancanza di inediti da parte mia, perché io avevo fatto altre cose, altre situazioni, ma questa è la prima volta che torno con inediti, per cui grazie mille per avermi fatta la domanda e ascoltatevi Cartagena perché è bella, non ve lo dico così per dire, ma è veramente una bomba. Io immagino che diventerà un tormentone estivo, perché è un pezzo veramente molto forte. E se c'è qualcun altro che vuole fare delle domande, io ne ho tante altre, vedrò di essere sintetica. Questa cosa la voglio sapere assolutamente. Siccome anch'io ho una grande passione per i gatti, e purtroppo a tutti quelli che hanno degli animali domestici sarà capitato anche di vivere magari delle loro malattie. Quando ci lascia un cane o un gatto è come se ci lasciasse tutti gli animali. Tu avevi un gatto che insomma a un certo punto ed è capitata una cosa strana, cioè il primo giorno di primavera è capitata una cosa molto strana, e questa cosa mi è rimasta proprio. E questa è... la devo raccontare, però sì, ti prometto sì. Che è l'ultima, Davide, tranquillo che è l'ultima e dopo ti portiamo a mangiare la pappa. Allora, era l'87. L'87 era l'uscita di Call Me in Italia, dovevo andare a un programma che era di Gigi Sabani, e allora avevo allora 2 gattini, Bimbo e Bimba. C'avevano la porticina per uscire, per andare in campagna, tanto lì sembrava un posto sicurissimo. Devo raccontarla prima. Qualche mese prima succede che una mattina mi entra l'amicetta e dietro il gattino tutto insanguinato, col musino insanguinato.
Io allora li lasciavo uscire, lasciavo liberi, cose che non ho più fatto. Si vede che l'unica macchina che passava nei paraggi l'ha preso. Beh, questo gattino qua aveva praticamente, dopo l'abbiamo scoperto dalle lastre che avevamo fatto, il cranio aperto a metà. Infatti aveva uno spazio così davanti nei dentini. È stato praticamente morto. Io non volevo che facessero l'eutanasia perché lui era lì che mi guardava sempre, non mi agonava, non faceva niente. Dopo quasi una settimana sentivo addirittura cattivo odore, vuol dire che c'era qualcosa di brutto che era in atto. Una sera disperata mi sono inginocchiata e ho detto: Signore, per favore, lasciamelo fino alla, almeno fino alla primavera, lasciami almeno fino all'ora. Non so perché ho chiesto quello, eravamo quasi in estate. Passa il gattino, il giorno dopo gli metto il plasma davanti e comincia a mangiare. Non si sa cos'è stato, è stata una cosa pazzesca. Mi è sempre rimasta sta cosa. Arriva che devo andare a fare questa promozione. Io la sera, la mattina mi alzo, scendo dalle scale e c'era una signora che mi aiutava in casa a dar da mangiare i gatti quando non c'ero, aiutava nelle faccende perché ero sempre in giro per fare le promozioni, e dico: Sara, scendendo le scale, ma scusami, ma domani per caso è il primo giorno di primavera? E lei mi dice: sì. Oddio, ho detto, speriamo che non si ricordi della cosa che ho chiesto. E lei mi dice: chi? Non ti ricordi la promessa, cioè la cosa che ho chiesto, la grazia che ho chiesto? Ma sì, te, tutte le tue storie, finisce lì. Parto, vado a Milano insieme al mio compagno di allora, andiamo a fare le prove da Gigi Sabani. Alla sera, era il sabato sera, la sera finiscono le prove, chiamo casa e non trovo il giorno dopo, non trovo nessuno. Allora si vede che la signora quella sera lì è andata via. Vabbè, io la notte faccio un brutto sogno, perché fino a quel momento lì ero tranquilla. Sogno la curva che avevamo vicino a casa, un mostro che era stato lì sulla curva, che mi aveva portato via il gattino bimbo. Sogno l'amicetta che mi viene incontro piangendo, e dopo un certo punto vedo un gattino bianco che mi viene incontro e dico: vai via tu. Questo era il sogno, il mostro, che non sapevo che mostro fosse, il gattino mio non c'era più, l'amicetta che viene avanti, il gattino che... Vabbè, mi sveglio, erano le 3 di notte, avevo il mio compagno di allora, che gli ho detto: Larry, è successo qualcosa a casa, me lo sento, è successo... Ma va là, sta tranquilla che domani devi cantare. Insomma, io non riuscivo a dormire, ma mi sono dovuta addormentare anche perché il giorno dopo dovevo cantare. Sara non la potevo svegliare alle 3 di notte, no? Alla mattina comincio a chiamare Sara non mi risponde, dico: Sara a messa. Tutto il giorno, quando avevo un attimo di tempo, andavo a chiamare Sara non rispondeva. Morale, sono pure dovuta rimanere via a cena, la stavo malissimo. Arriviamo a casa, c'era la pioggia, come nel sogno, la pioggia. La gattina mi viene incontro miagolando e il gattino non c'è. Io ho preso la pila, sono andata a cercare il gattino per tutti i campi che c'erano dietro casa, il gattino non si vedeva perché io di solito andavo con la pila perché vedi gli occhietti che saltano, no? Insomma, alle 6 vado a letto, non sono riuscita a dormire perché sentivo il suo miagolio, andavo giù dalle scale, niente. Alle 7, alle 5, 7 meno 5 ero davanti alla porta di Sara perché avevo i bambini che andavano a scuola, perché adesso posso svegliarla. Lei come mi vede scoppia a piangere. Ho detto: Sara, cos'è successo? Vieni qua. Il bimbo, il piccolino, il gattino, era già sotterrato nel mio giardino, era stato investito alle 3 di notte da una macchina, il mostro, e lei mi ha detto anche: Ivana, non fare così. A mio marito hanno proposto un gattino bianco bellissimo, piccolo. Ho detto: non lo voglio quel gatto. Ed era il primo giorno di primavera. Sì, è pazzesco o no? Non so cosa vuol dire, non so niente, ma è tutto così. C'ho la testimone Sara, c'ho tutti i testimoni per queste cose. No, ce ne sono di cose davvero inspiegabili, insomma, tantissime. Non so quanto tempo abbiamo finito niente, è ora di andare a cena. Io lo faccio per loro perché mi sembra di sentire il desiderio, vero? È ora, vedi che sbadiglia il signore, cioè, perché ce ne sono talmente, visto che siamo in un posto come questo, volevo sapere se ti è mai capitato di sognare dei numeri e se poi li hai giocati e se hai vinto.
Mi è capitato, a parte di sognarli, ce n'è una che è più breve, così vi risparmio quell'altra. Una volta sento mia nonna, la voce di mia nonna, insieme al gelo anche, l'unica volta che ho sentito la sua voce, nell'orecchio proprio, e prima si sente il freddo, e mi dice, 6, 8 per chi sta sui monti, passare alla scuola è tardi, sono le 12 passate. Ero nel dormiveglia, non stavo dormendo, ho sentito sta cosa qua. Mi sono alzata di scatto, ho detto, caspita, questa è la mia nonnina che vuole che vinca al lotto, perché sapeva la mia mania di giocare al lotto, no, ce l'ho ancora adesso. E allora ho detto, 6, 8 perché stasera sono le 12, è logico che è 6, 8 e 12, ma la ruota quale sarà? Perché sta sui monti, vado in bagno e dal bagno mio, che abitavo in zona ipodromo, vedevo benissimo le montagne innevate. Caspita, tutti i monti, Milano, questa è la ruota di Milano. Ho giocato 6, 8 e 12 sulla ruota di Milano. È uscito 6, 8 e 13. Sai perché? Perché io non sapevo questa regola, che se un defunto ti dà un orario e ti dice che è passato, devi giocare l'ora successiva. Ah, questa io non, ci sono delle regole. Non sapevo nemmeno. È pazzesco, e poi altri li ho sognati, ma non ve lo sto qua a spiegare, sono sul libro. Vabbè, quindi insomma, ci sono state volte in cui li hai giocati e hai vinto altre volte. No, una volta ho vinto 4 milioni di una volta, che erano, cosa sono, 2000 lire, 2000 euro di adesso, sognandoli, quelli sognandoli. C'è scritto lì, non vi angustio più. No, l'ultima, perché il famoso veggente.